Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi spero rapido video per mostrarvi i prodotti che ho utilizzato per questo make-up. Alcuni sono prodotti di ultime collezioni, tipo Diego Dalla Palma, Yves Saint Laurent, altri sono prodotti comunque per me nuovi, perché avevo ancora in scatolati e che avevo il desiderio di cominciare a provare. Volevo dirvi che stamattina, non so il perché, ho un piccolo problema tecnico. Mi stanno piangendo un po' gli occhi sull'angolo esterno, quindi tra un po', se mi vedete lacrimare, insomma, non vi preoccupate, però preferisco avvicinarmi subito per farvi vedere il make-up, perché sono già 3 volte che rifinisco l'eyeliner, perché praticamente, come vi dicevo, mi lacrima l'occhio. E quindi, giusto per farvi vedere cosa ho realizzato, i colori più che altro che ho utilizzato, e adesso vedremo pian piano i prodotti. Allora, prima di tutto stamattina ho voluto fare una maschera viso e ho utilizzato questa del brand coreano Misha, che io acquisto a 2,37 € sul sito bbcreamitalia.eu. Si tratta di una sheet mask, quindi praticamente una maschera che è praticamente un foglio di cotone imbevuto di prodotto, di estratti, emulsione con estratti naturali. Questa è la mascherina, molto graziosa, diciamo effetto fantasmino, e ci sono diversi tipi. Questa è della linea Pur Sus sheet mask. Io ho scelto quella agli estratti di perla, illuminante e vitalizzante, quindi dovrebbe aiutare ad illuminare il viso uniformando un po' le discromie. Si lascia in posa sul viso per 20-25 minuti e poi praticamente non si sciacqua il viso, ma si massaggia il viso fino al completo assorbimento del prodotto, dei residui di prodotto. Sicuramente lascia il viso, l'ho fatto, quindi vi dicevo stamattina, si vede da sta schifezza, e praticamente sicuramente lascia il viso morbido e molto idratato, quindi ogni tanto è una coccola che fa piacere concedersi. Per quanto riguarda invece il primer, veramente sono contenta di essere agli sgoccioli di un prodotto. A casa mia è difficile che succeda una cosa del genere. Se si fa uno spazio nell'armadietto dei fondotinta, perché ne distruggo uno, qualcuno con la bottiglietta in vetro, invece in questo caso sono agli sgoccioli con questa GG Cream di L'Oreal, quindi praticamente questa BB Cream in gel ad effetto abbronzante, che diciamo mi ha aiutato in questo periodo a diciamo mantenere questo residuo di colore, di abbronzatura sul viso, ma fortunatamente volge al termine. Come fondotinta invece sto continuando, anche stamattina, forse il quinto giorno consecutivo, sto utilizzando questo fondo di cui già vi ho parlato, che è l'Air Matte di Bourjois. Questo fondo che io ho nel colore 04 beige, l'ho preso appositamente un po' più scuro proprio perché per utilizzarlo subito, nell'immediato. Probabilmente con schiarendo mi andrò a prendere il colore 03, che è beige chiaro. Il colore 02 è vaniglia, per chi potesse servire, a chi, vabbè, insomma, quella cosa là. L'ho acquistato su Boots. Io acquisto spesso su Boots per diverse ragioni, perché innanzitutto trovo dei prodotti introvabili in Italia, perché magari ancora devono arrivare, tipo per esempio ancora è chiuso, come vedete, però questo nuovo fondo di Max Factor, che si chiama Miracle Match, eccolo qua, che dovrebbe avere un effetto perfezionante e idratante. Ho per esempio questa nuova linea di rossetti Rimmel che si chiamano The Only One Lipstick, che ancora ovviamente sono sigillati, e quindi sapete che io ho il debole per le novità, per i prodotti nuovi. E in più su Boots riesco a trovare anche delle colorazioni che in Italia non arrivano, insomma non sono disponibili in profumeria. Un esempio per tutti, i fondi di Clinique da noi arrivano in 3-4 colorazioni al massimo. Sul sito di Boots trovate tutte le colorazioni disponibili, così anche per i rossetti, quindi una cosa molto utile. È vero che ci sono 9,90 € di spedizione, quindi circa 13 euro, però su tanti brand come Revlon, L'Oreal, la stessa Bourjois, Maybelline, spessissimo, quasi sempre c'è il 3x2, quindi è facile ammortizzare la spedizione. Comunque, dopo questo convegno sul sito di Boots, volevo dirvi che mi sto trovando benissimo con questo fondo. Ha un'ottima resa sul viso, si assorbe facilmente, lo sto applicando con la Beauty Blender, ha un effetto, diciamo, matte
matte, ma non un matte, diciamo, come dire, piatto, è un, come lo chiamano, diciamo, in inglese, come lo definiscono, un soft matte, un opaco naturale. Va a coprire abbastanza bene le discromie, mi piace che ha un effetto anche blur sui pori dilatati, dura molto. Io un paio di giorni soltanto ho avuto bisogno di un po', di un piccolo ritocco di cipria ai lati del naso, addirittura dovrebbe durare fino a 24 ore, ma non so, diciamo, chi ricerca una durata simile per un fondotinta. Ad ogni modo mi piace tanto ed è perché in ogni caso è anche leggero come l'aria, come dice il suo nome, quindi veramente un fondotinta molto interessante ad un prezzo direi medio, perché comunque circa 13 euro convertendo il prezzo dalle sterline in lire. Per quanto riguarda invece la cipria, oggi ho voluto utilizzare questa di, che cavolo ve la faccio fare così, che è specchia, è tutta specchiata, comunque si chiama Poudre Compact Radiance Perfectrice Universelle di Yves Saint Laurent. È praticamente quella cipria che è uscita con la collezione, meglio che la faccio vedere dentro, con la collezione autunnale, però fortunatamente è in gamma permanente. E si tratta di questa cipria, cerchiamo di farvi vedere la gialdina. Questa cipria che è praticamente dall'effetto mattificante e perfezionante, e che praticamente non aggiunge coprenza e non altera il colore del fondotinta. Quindi praticamente sembra una normalissima cipria traslucida, ma la sua particolarità è che dovrebbe avere un effetto blur, quindi un effetto perfezionante, un effetto sfocatura sulle piccole imperfezioni come i segni di espressione e i pori dilatati. Non altera quindi, è vero, il colore del fondotinta. L'ho utilizzata stamattina, è impercettibile proprio anche a livello di sensazione sulla pelle. Avevo già acquistato sia il primer di Saint Laurent che la terra con questo effetto, diciamo, blur, e quindi non volevo perdere la cipria. Ha un costo circa di 40 euro, quindi non è sicuramente un prodotto economico, però mi sembra sinceramente abbastanza interessante. Ovviamente continuerò ad utilizzarlo nei prossimi giorni, nei prossimi tempi, e ci aggiorneremo su questo prodotto. Passiamo agli occhi, base sempre la mia solita base di Urban Decay, quindi il primer potion. Dopodiché sono andata a applicare come base questa polvere compatta per occhi e guance di Diego Dalla Palma, dell'ultima collezione autunnale, che come dicevamo non ha un nome, ma si chiama semplicemente collezione autunno-inverno 2015, ed è quindi la nocciola numero 71. Quindi ho fatto praticamente la base, diciamo, palpebra mobile e anche nella piega, con la nocciola di Diego Dalla Palma, fantastica, una sfumabilità perfetta, un colore neutro freddo bellissimo per l'autunno. Dopodiché, solo sulla palpebra mobile, mi dispiace che forse non si riesce a percepire la luminosità di questo ombretto con questa luce, ho applicato il castagno, anche se semi-maciullato, come vedete, perché ho cercato di prelevarlo prima con un pennello, ma poi ho utilizzato come sempre solo le dita. Quindi è questo ombretto in crema illuminante in mousse, quindi dal finish metallico, dalla consistenza morbida. È veramente luminosissimo questo ombretto, ha un colore che sicuramente per lo più è freddo perché ha una base, quindi color castagna, con questa scia di glitter, per lo più, diciamo, argento, ma anche oro e sul rame. Devo dire che però ha un po' di fallout, non so se si vede, ma io mi vedo qualche glitterino sparso, diciamo, sul viso stamattina, quindi probabilmente stamattina con questa sedia sto facendo un casino. E oltretutto ho messo questo vestito che praticamente è una camicia di forza, non riesco a muovermi. Comunque, vi dicevo che ha un minimo di fallout, quindi probabilmente è necessaria, è meglio, è preferibile utilizzarlo con una base specifica, insomma, per glitter, però l'effetto è veramente favoloso, proprio una scia di luce sugli occhi, quindi un ombretto veramente consigliatissimo. Sulla palpebra però, sulla rima inferiore dell'occhio, giusto ve lo dico, ma proprio per non restare lontani da questa matita, perché non ho visto nessun effetto, né sulla rima interna, e anche, diciamo, fuori ha un colore slavatino. È questa matita di Revlon che si chiama Burnished Amber, sembra un colore bellissimo. Stamattina l'avevo swatchata, quindi diciamo un marrone, un marroncino rame. Però poi un po' si perde, magari sulla rima inferiore, magari proverò a riutilizzarla invece come eyeliner. Ed era una matita invece di Revlon.
Per le sopracciglia invece sto utilizzando questa matita nuova di Kiko che si chiama Eyebrow Sculpt Automatic Pencil e fa parte delle novità proposte da Kiko per le sopracciglia. C'è anche una matita modellante e un mascara con fibre per riempire le sopracciglia. Questa ha un costo, se non mi sbaglio, di 6,90 euro. L'avevo scritto da qualche parte, sì, 6,90 euro, ed è quindi una matita automatica. Io ho scelto il colore senza vedere, diciamo, a cosa corrispondesse in negozio. Ho acquistato il colore 05, che è per castane scure, però diciamo che la base mia sicuramente è castana scura anche di capelli. Comunque mi sembra un colore che funziona sulle mie sopracciglia ed è questa matita che praticamente ha da un lato quindi lo scovolino per pettinarle e dall'altro invece quindi è una matita retraibile che ha la mina come vedete con la punta obliqua. Devo dire che scrive bene, è abbastanza scorrevole come tratto, abbastanza anche uniforme e ha una durezza, diciamo, che per me è perfetta perché non è né troppo rigida, quindi non si è mai spezzata, infatti, e né troppo morbida. Quindi, sinceramente, la sto utilizzando da pochi giorni, però a me piace questa matitina. Un prezzo anche convenientissimo, giusto vi faccio vedere il colore per riferimento. Questo dovrebbe essere la matita per castane scure, ma proprio non mi posso muovere, ragazzi, con questo vestito. Va bene, ok, questo è la massima sporgenza consentita. Allora, e quindi abbiamo detto anche per le sopracciglia. Come eyeliner ho utilizzato il mio amato eyeliner Recreature di Chanel, che è questo. Ve ne ho parlato già nell'ultimo video sui preferiti del mese, lo ritroverete, perché per me è un eyeliner che ha un prezzo alto ma anche la qualità è molto alta, è il miglior eyeliner in assoluto che io abbia mai provato. Questi tratti, diciamo, di eyeliner si fanno praticamente da soli in pochi secondi, un tratto perfetto di un nero intenso, non si muove per tutta la giornata, un eyeliner favoloso veramente. Voglio acquistare anche la versione marrone. Per quanto riguarda invece le discromie, non ho usato correttore perché, come vi dicevo, l'Air Matte di Bourjois ha una coprenza abbastanza valida, insomma, secondo me, per le mie almeno discromie. Invece per le occhiaie ho utilizzato un po' del mio Double Wear di Estée Lauder nella colorazione Light Medium, un correttore che io amo perché comunque mi illumina, idrata e non segna la zona del contorno occhi. Mascara, praticamente sto cercando di ultimare la mini taglia, la mini size dell'Audacious Mascara di NARS. Voglio poi ricomprarlo perché mi piace tantissimo per l'effetto allungante e di definizione che dà alle mie ciglia, e praticamente ho scoperto questa combo ultimamente perché avevo anche una mini size del mascara Better Than Sex di Too Faced, che non è sicuramente un cattivo mascara, però non mi fa impazzire perché comunque mi raggruppa, diciamo, le ciglia, tende ad attaccarle, almeno le mie ciglia dalla seconda passata in poi è un mezzo disastro, e contiene le fibre all'interno che quindi vanno a diciamo, per amplificare l'effetto del mascara. Quindi cosa sto facendo ultimamente? Faccio, diciamo, la prima passata con il mascara di Too Faced e poi invece vado immediatamente dopo a lavorare con il mio mascara di NARS, che quindi le separa e le allunga, e ottengo questo risultato che mi sembra di tutto rispetto, considerate che io non ho delle ciglia né lunghissime e né, diciamo, molto diciamo, luminose, anzi sono proprio rade come ciglia, e mi piace molto questo risultato. Per quanto riguarda invece la parte, diciamo, contouring e setting powder, ho voluto, diciamo, andare a prendere, ad aprire questa palette di Make Up Revolution, che è la Ultra Contour Palette, ed è una palettina che, scusate che è tutta impolverata, una palettina che contiene, come vedete, 8 polveri tra illuminanti, bronzer e polveri da contouring, e ha un costo di 9,90 euro, quindi sicuramente una palettina molto, diciamo, sfruttabile, soprattutto per quando si è in trasferta, insomma, per i viaggi, perché almeno, voglio dire, non si rischia di danneggiare una palette da contouring costosa. Abbiamo 5 polveri matte in questa palette, una polvere satinata e due, diciamo, polveri cotte,
illuminanti, in particolare ce n'è una, l'ultima della prima fila, che vi faccio vedere, è già presente in un'altra palette. Secondo me non è utilizzabile come illuminante sul viso perché è veramente troppo illuminante. Questa sicuramente è perfetta come questo ombretto, diciamo, io lo chiamerei un ombretto, è perfetto come illuminante sull'arcata sopraccigliare, ma sugli zigomi credo sia veramente troppo troppo sparata come tonalità. E mi piace molto questa seconda tonalità della prima fila, come vedete, perché è un colore giallino opaco, quindi quello che per me, per il mio colore di pelle, è perfetto per andare a illuminare quindi questa zona, la zona quindi del contorno occhi e anche lo zigomo. E poi che cosa ho utilizzato? La seconda terra, diciamo, della seconda fila l'ho utilizzata per contouring e devo dire che è un colore abbastanza valido. Io quando faccio queste manovre sono pericolosissima, mi sfregio in diretta. Allora, vi dicevo che praticamente questa seconda giallina ha un colore che per me è perfetto per contouring, perché come vedete è davvero un tortora, diciamo un marroncino tortora con una percentuale anche di grigio, quindi sicuramente un colore perfetto. Le altre due terre le vedo più adatte diciamo per essere utilizzate come dei bronzer. Vi faccio un attimino di vedere le colorazioni. L'unico, diciamo, l'ho utilizzata con piacere, ho utilizzato anche questa terza colorazione. L'ho utilizzata sull'arcata sopraccigliare proprio per andare a illuminare quindi l'arcata ovviamente e che cosa volevo dire di particolare? Ecco che non mi ha fatto impazzire la parte diciamo bronzer di questa palette, ma per il semplice motivo che le cialde sono piccoline. Io amo utilizzare un pennello grande per il bronzer e quindi diciamo non è il massimo per prelevare il prodotto, però sinceramente devo dire che mi sembra, considerato il prezzo, un'ottima palettina. E l'ho utilizzata quindi per la prima volta stamattina con questo pennello sempre di Makeup Revolution che è questo che praticamente si chiama, è della linea Pro Curve Contour, una collezione di 4 pennelli creata proprio per un'applicazione perfetta del contorno viso, diciamo dei prodotti da contouring, insomma per il viso, per zigomi e occhi. Ha un prezzo quindi di 8,99 euro questo pennello e come vedete sicuramente un taglio perfetto e specifico per la zona, per il contouring del viso, insomma, per scolpire e andare a evidenziare e esaltare gli zigomi. Devo dire che mi piace, è morbido al punto giusto, è anche adatto, secondo me, perfetta questa forma, molto precisa per il contouring del naso, quindi sinceramente un pennellino che mi piace. Come dicevo, è morbido al punto giusto, si può, diciamo, muovere ovviamente e roteare nell'applicazione per facilitare, insomma, la sfumatura. Mi piace questo pennello di Makeup Revolution. Devo aver acquistato anche quello per gli occhi, non so neanche dove sia, per dire la verità. Comunque, per quanto riguarda invece il blush, ho voluto utilizzare questo blush di Milani, che chiaramente è uno dei Rose Powder Blush ed è praticamente una tonalità, una delle tre tonalità che è uscita quest'estate in edizione limitata, si chiama 09 American Beauty Rose. Mi piace tanto questa gialla in 3D, come vedete, a forma di rosa, perché sicuramente almeno non si rischia di perdere il disegno sulla superficie dopo i primi utilizzi, come spesso capita. Questo colore è bellissimo, l'unica cosa, diciamo che lo sapevo, è un blush che ha un finish un po' luminoso, ci sono all'interno dei glitterini dorati. In realtà tutte e tre le tonalità proposte in questa limited edition per l'estate 2015 avevano un finish luminoso. La tonalità è molto bella perché è un rosa intenso, un po' caldo direi, e mi piace molto questo colore anche da utilizzare proprio in autunno. Somiglia molto come tonalità a quella contenuta nel blush di Diego Dalla Palma, che è diviso in spicchi. C'è uno spicchio che mi ricorda questa tonalità e che è questo, eccolo qua, ed è molto bello. Diciamo che ha una texture leggermente polverosa come questi Rose Powder di Milani, leggermente polverosa, però comunque si sfuma facilmente e ne ha un ottimo durata, quindi un bellissimo blush che è quello che sto indossando. Ok, finiamo finalmente, direte voi, questa
questo video parlando delle labbra. Sulle labbra che cosa ho utilizzato? La matita Wycon numero 30 mandorla, quindi la matita in legno che io sto adorando in questo periodo perché è un marroncino e aranciato, come vedete molto tenue, delicato, perfetto anche per i make-up da giorno neutri, insieme al rossetto matte numero 220 di Diego Dalla Palma, l'Absolute Matte Lipstick della collezione autunno-inverno 2015. Questo è il colore nello stick, è molto confortevole, devo dire, sulle labbra. Molto bello questo colore. Sicuramente lo utilizzerò domani sera alla cena per Halloween perché è veramente un bellissimo color zucca. Veramente bellissimo questo colore. Per me è molto autunnale, una nuance che mi piace tantissimo, anche abbinata al verde sugli occhi. Madonna, che stavo facendo? Al verde sugli occhi. Comunque, io spero di esservi stata utile. Vi invito a iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.